Domenica 20 febbraio 1944. Quello che gli altri fanno durante la settimana nell'alloggio segreto succede di domenica. Quando gli altri vanno a passeggio al sole, vestiti bene, noi siamo qua a lavare, spazzolare e scopare. Ore 8. Nonostante gli altri dormano più a lungo, Dussel si alza ugualmente già alle 8. Va in bagno, poi di sotto, torna su e nel bagno si sottopone a un lavaggio che dura tutta un'ora. 9:30. Si accendono le stufe, si toglie l'oscuramento e Van Daan va in bagno. Una delle penitenze domenicali per me è vedere dal mio letto Dussel di schiena mentre prega. Tutti faranno una faccia strana sentendo che Dussel in preghiera è un'immagine grottesca. Non è che pianga o diventi emotivo, questo no, ma ha l'abitudine di ondeggiare dai talloni alle punte dei piedi per un quarto d'ora, dico. Un quarto d'ora, avanti e indietro, all'infinito, che se non chiudessi gli occhi mi verrebbe il mal di mare. 10:15, i Van Daan fischiano, il bagno è libero. Da noi le prime teste assonnate si levano dai cuscini, poi tutto deve accadere in fretta. Una dopo l'altra, io e Margot andiamo a lavarci. Dato che di sotto fa un freddo cane, ci tornano utili un paio di mutandoni lunghi e un fazzoletto in testa. Intanto papà è occupato in bagno. Alle 11 andiamo in bagno Margot e io e poi tutti siamo puliti. 11:30, colazione. Non mi dilungherò sull'argomento, visto che di cibo qui si parla comunque abbastanza. 12:15. Ognuno si dedica a occupazioni diverse. Papà in tuta ben presto si inginocchia per terra e spazzola il tappeto con tale foga da riempire la stanza di polvere. Il signor Dussel rifà i letti, ovviamente sbagliando tutto, e intanto fischietta sempre lo stesso concerto per violino di Beethoven. In soffitta si sente andare avanti e indietro la mamma che stende il bucato. Il signor Van Daan si mette il cappello e sparisce di sotto, in genere seguito da Peter e da Muschi. La signora indossa un lungo grembiule a punta, un maglioncino di lana nero e sovrascarpe, si avvolge attorno alla testa un grosso fazzoletto rosso, prende sotto braccio un fascio di roba da lavare e, eseguito un perfetto inchino dalla lavandaia, va a fare bucato. Margot e io laviamo e mettiamo a posto la stanza. Mercoledì 23 febbraio 1944. Carissima Kitty, da ieri il tempo è bellissimo e mi sento molto allegra. La scrittura, che è la più bella occupazione che ho, procede bene. Quasi ogni mattina vado in soffitta per togliermi dai polmoni l'aria viziata della stanza. Questa mattina, quando sono salita in soffitta, Peter stava mettendo in ordine. Ha smesso quasi subito e quando mi sono andata a sedere nel mio posticino preferito sul pavimento è venuto anche lui. Ci siamo messi a guardare insieme il cielo azzurro, l'ipocastano spoglio sui cui rami brillavano minuscole goccioline, i gabbiani e gli altri uccelli che, volando veloci, sembravano d'argento. Tutto questo ci commuoveva talmente che non riuscivamo più a parlare. Lui aveva appoggiato la testa a una grossa trave. Io stavo seduta. Respiravamo l'aria fresca, guardavamo fuori e sentivamo di non poter rompere quell'incantesimo con le parole. Siamo rimasti a guardare fuori molto a lungo e quando lui è dovuto andare a spaccare legna, avevo ormai capito che è un bravo ragazzo. È salito nel sottotetto, io l'ho seguito e nel quarto d'ora in cui ha spaccato legna abbiamo continuato a tacere. Stavo in piedi a guardarlo. Lui evidentemente faceva del suo meglio per spaccare bene la legna e dimostrarmi la sua forza, ma guardavo anche fuori della finestra. Vedevo un bel pezzo di Amsterdam sopra i tetti fino all'orizzonte talmente pallido che non riuscivo quasi a distinguerlo. Finché esiste questo, ho pensato, e io posso vederlo, questo sole, questo cielo senza una nuvola, non posso sentirmi triste. Per tutti quelli che hanno paura, si sentono soli o infelici,
Il sistema migliore è certamente uscire, andare in un posto in cui si è completamente soli, soli col cielo, con la natura e con Dio. Perché soltanto allora, solo allora si avverte che tutto è come deve essere e che Dio vuole che gli uomini siano felici nella natura, semplice ma bella. Finché esiste questo, ed esisterà sempre, so che in qualsiasi circostanza può esserci consolazione. E sono fermamente convinta che la natura può cancellare molte miserie. Oh, spero tanto che non passi molto tempo prima che io possa condividere questa splendida sensazione di gioia con qualcuno che la senta come me. Tua Anne. Postscriptum. Pensieri. A Peter. Qui ci mancano molte cose, è già da molto tempo, e mancano a me proprio come a te. Non devi pensare che mi riferisca a cose materiali, perché in quel senso abbiamo tutto quello che ci serve. No, parlo di cose interiori. Desidero proprio quanto te la libertà e l'aria, ma credo che siamo stati abbondantemente ricompensati per queste privazioni. Voglio dire, ricompensati internamente. Questa mattina, quando guardavo dalla finestra e in realtà vedevo Dio e la natura, allora ero felice, nient'altro che felice. E vedi, Peter, finché uno ha la felicità dentro, quando è felice per la natura, per la salute e tante altre cose, finché si porta dentro queste cose, potrà soltanto essere felice. La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che è nel cuore può essere soltanto offuscata. Per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo, infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è così bello, non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice.